Buongiorno, benvenuti alla SIC Ticino. Benvenuto Riccardo Biagi, lei è presidente operativo del consiglio d'amministrazione del gruppo fiduciaria Mega a Lugano, a Chiasso e la terza filiale si trova. Riva San Vitale. Buongiorno signor Iancosti, grazie di essere venuto a trovarmi. Sono ben volentieri a disposizione per parlare di digitalizzazione, tema che ci tocca molto da vicino. Esatto, la ringrazio per la sua disponibilità. La sua professione è proprio il cosiddetto fiduciario commercialista, no? Si chiama ufficialmente. Questo coinvolge consulenza fiscale, consulenza contabile, consulenza nel mondo della contabilità dei salari e gestione del personale e inoltre revisione contabile. Corretto. Adesso mi chiedo in quale modo, in quale dimensione incide la digitalizzazione nel suo settore. Il nostro settore, come ha giustamente elencato lei, è composto da differenti sottosettori e in ognuno di essi la digitalizzazione si muove in modo diverso. L'autorità fiscale intende introdurre la digitalizzazione delle dichiarazioni fiscali a partire dal 2018. E quindi tutto il mondo della fiscalità in Ticino sarà per forza confrontato con questo tema. Nel mondo della revisione già molto si parla di digitalizzazione, di gestione dei mandati in modo digitale. Nella consulenza invece si è ancora molto cartacei. Di solito il primo timore è che spariscano le funzioni che sono piuttosto ripetitive, fra virgolette, meccaniche. Nel suo settore stanno già sparendo certe funzioni Se mi cosiddette permette, la prima ripetitive. preoccupazione è quella di non più ritrovare i documenti e non è quella di dove vanno a finire le professioni, perché all'interno di ogni professione ci si può comunque riciclare e evolvere e anche nel mondo della contabilità bisogna suddividere molto tra l'archiviazione elettronica e la digitalizzazione del lavoro. Voglio farne un esempio molto concreto. Volentieri. Oggigiorno ci sono dei software che leggono una fattura e fanno già la Buchung, la fanno già la registrazione contabile in automatico. Questa è digitalizzazione per me. Non è l'archiviazione del documento di per se stesso. C'è questa grande confusione nella testa delle persone. Ecco, quali tipi di consulenza davvero di consulenza personale, volevo dire, davvero non sono automatizzabili? Se lei ascolta persone fuori dalla Svizzera, nei paesi soprattutto anglosassoni, si dice che anche l'attività dell'avvocato può essere digitalizzata. Ci sono dei sistemi di informatica evoluta che riescono con delle domande a produrre un contratto. Io non ci credo, penso che soprattutto alle nostre latitudini sia sempre ancora il rapporto umano che prevale. Però anche il consulente si deve equipaggiare di infrastrutture informatiche all'avanguardia, digitalizzate, che permettano di gestire i dossier in modo elettronico. Quindi, quali sarebbero i bisogni specifici del suo settore riguardo la digitalizzazione? Sarebbe quello di avere del personale altamente formato nell'utilizzo dei mezzi informatici e delle logiche che stanno dietro. Non è importante usare Excel o Word, è importante capire come funziona la banca dati. Pochi lo sanno. E riguardo al cosiddetto data analyst, nel suo settore è una figura che sarà molto richiesta, come lo vede? Nel nostro settore probabilmente no, forse in casi di qualche due diligence di compravendita di qualche azienda, però ricordiamoci sempre, siamo in Ticino e non siamo a New York. È possibile anticipare certi trend e reagire già adesso? Quindi quali sono i possibili interventi di oggi riguardo la digitalizzazione? Sinceramente bisogna fare attenzione a non essere per forza i primi della classe nella corsa alla digitalizzazione, perché si rischia di spendere un sacco di soldi, di investire un sacco di soldi con un ritorno non sempre dato e certo. Quello che però non bisogna sottovalutare è la formazione del personale, soprattutto le persone che lavorano già da 20 o 30 anni, perché dei giovani mi preoccupo meno, perché sanno utilizzare i mezzi informatici in un modo quasi come dei native. Proprio appunto questo personale pluriennale, no? Quali abilità nuove deve sviluppare questo personale? Deve sviluppare la capacità analitica di sapere gestire un dossier e della carta, non più Excel
in modo cartaceo, ma visualizzandola su un paio di schermi allo stesso tempo. Quasi tutti i nostri operatori hanno due schermi sul tavolo, proprio per questo motivo, e la capacità di non spaventarsi di fronte a delle procedure di archiviazione molto più complicate. E ci sono delle parallele col settore degli impiegati del commercio? Penso di sì, soprattutto chi all'interno del settore del commercio si occupa di molte parti amministrative, sicuramente ha le stesse esigenze, perché la prima interfaccia del settore contabile e amministrativo è sempre chi ha prodotto una fattura, chi ha avuto una relazione commerciale con il cliente, chi ha gestito un contratto, chi ha gestito degli ordinativi, rispettivamente delle consegne. Quindi le innovazioni nel suo settore potrebbero essere esemplari per il settore degli impiegati del commercio e della vendita. Anche viceversa. Anche Ok. viceversa. Sì, sicuramente ci sono dei punti in comune, e penso che la carriera dal settore degli impiegati di commercio a quello di una fiduciaria, soprattutto orientata al settore contabile e in parte anche fiscale, possono benissimo esserci. Secondo lei, il settore degli impiegati del commercio si dovrebbe sviluppare sempre di più verso la consulenza? Sarebbe questo il fulcro dell'attività di un tale impiegato del commercio? Ma sicuramente sì, però quale consulenza? Ci deve essere una consulenza ampia, una consulenza secondo me molto molto informatica, molto aperta, non tanto su come faccio usare il hardware, ma come faccio a capire, come dicevo prima, le banche dati, come funzionano, come faccio a mettere delle parole chiave di ricerca per trovare dei documenti. Ma non incide di più il fattore umano, no? Quindi la consulenza personale, il contatto con la clientela. Quello comunque, però oggigiorno molto spesso anche nel settore commerciale si passa attraverso delle e-auction dove tutto viene digitalizzato e sempre dipende da dove ci troviamo. Ovviamente il rapporto umano, soprattutto nelle attività fiduciarie che presuppongono la fiducia reciproca tra consulente e cliente, cliente-consulente, passano dal contatto umano. Questo secondo me non sarà modificato. Appunto, no, il legame personale, la socialità fra di loro, no? Sì, Incide esatto. molto, clientela, fornitori di servizi, Servizi. se mi Sì. permette questa espressione, ci sarebbe secondo lei la possibilità che una buona parte degli impiegati del commercio, no, che si trovano in difficoltà, no? Oggigiorno, che trovino lavoro nel suo settore? Se questo fosse il caso, quali sarebbero le premesse per questi impiegati del commercio? Il settore della consulenza nel settore fiduciario, così come il gruppo fiduciaria Mega porta avanti sul mercato, è soprattutto legato all'inizio a un settore di contabilità. Quindi ci deve essere una grande know-how di quello che sono le implicazioni contabili di ogni transazione e trovare il link tra uno e l'altro. Quindi avere del personale che abbia delle forti basi commerciali, ma che sappia al contempo quali saranno gli impatti contabili, può essere molto importante. Signor Bianchi, la ringrazio molto per questo colloquio e buona Prego, continuazione. grazie mille, signor Jankowski, alla prossima.